Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, spero che stiate tutti bene. Oggi vi parlo dei prodotti finiti, beauty. Giuro non verrà un film perché mi sono ripromessa magari di fare questo video un po' più spesso e di portare un numero tot, una decina più o meno di prodotti terminati, così anche il mio ricordo è bello nitido per parlarvene meglio e soprattutto viene una roba un attimo più concisa. Ci provo. Allora, primo prodotto finito, l'ho già in mano, lo vedete tagliato, e quando lo vedete tagliato è perché voglio veramente spremerlo fino all'ultimo gocciolino. E devo dire che quando un prodotto mi lascia con quel dispiacere di averlo terminato, che supera anche la soddisfazione di averlo terminato, significa che devo ricomprarlo. Allora, sto parlando, lo vedete veramente tranciato, io lo uso così, vedete? Così riesco a richiuderlo e a tenerlo magari non proprio ermeticamente chiuso, ma chiuso anche per durante, insomma, le ultime applicazioni. È il gel detergente di Kiko della collezione Sicilian Notes. Sono 75 ml, ovviamente qui lo vedete più basso. Allora, con questo detergente è stato un po' un odio amore. Si presenta in gel e contiene dei microgranuli. Io ho buttato la scatola che lo conteneva e non so se su quella fosse specificato che c'erano questi microgranuli. No, qui c'è scritto solo detergente viso energizzante ed illuminante. Io sono del partito che sarebbe meglio specificare sempre bene cosa contiene il prodotto, ma devo dire che in questo caso l'azione sfogliante di quei microgranuli è veramente molto 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 soft, effettivamente quasi tralasciabile, quindi potrei capire se non l'hanno proprio specificato, diciamo. L'ho amato follemente la mattina, perché beh sì, è proprio quella detersione con quella leggera esfoliazione, ma quasi blanda. Poi questi microgranuli non sono neanche in una quantità così elevata, cioè non sono fitti nel gel, nella texture, quindi veramente è proprio una cosina in più, ma che non determina e stravolge il prodotto. Ma mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché sono follemente rapita, innamorata, non è una cosa che succede spesso, della sua profumazione, una profumazione agrumata che chiude gli occhi se in Sicilia, ma al di là della Sicilia una profumazione fantastica, fantastica. Allora, io la mattina mi sveglio e ho un momento di scontro con il mondo, cioè proprio mi chiedo cosa sono a fare al mondo, cioè no, non ne voglio sapere di iniziare la giornata. E poche cose, oltre al caffè, mi risollevano un po'. La profumazione di questo gel mi cambia l'umore, proprio, ve lo giuro, io ho una sveglia presto quando lavoro, e comunque presto quando non lavoro, perché mia figlia non ama dormire, quindi a volte ce l'ho pure la notte la sveglia. Questo veramente è in grado di cambiarmi l'umore, quindi io penso che lo ricomprerò. Non l'ho invece amato per la sera. La sera, soprattutto se sono struccata, preferisco la mousse. Mi è successa una cosa strana, che mi ero struccata con un burro struccante, probabilmente mi era rimasto un po' di residuo di matita dentro, e utilizzando dopo questo è come se si fosse aggrappato alla matita e entrambi si fossero fissati completamente sulla pelle, non riuscivo più a togliere, una cosa terribile. No, la sera io vado con la mousse, ma la mattina fantastico, fantastico. Guarda, mi dispiace troppo buttarti. Fino a che non ricomprerò quello nuovo, io non ti butterò per annusarti la mattina. Farò così. Va bene, esaurita. Allora, secondo prodotto terminato è questo detergente intimo di Infasil. Ve lo mostro ora per non mostrarvelo più, perché io l'ho comprato e ricomprato tantissime volte. Se lo prendo al supermercato uso quasi sempre lui, altrimenti, specialmente per mia figlia o per me in alcune situazioni in cui mi sento di aver bisogno, prendo di Ufidra della linea Amido Mio. Il detergente appunto che contiene amido di riso, quello è veramente come se
ci si lavasse con una crema che però è anche detergente, però veramente super idratante, veramente delicatissimo. Per me quello è il top. Tra l'altro, se non sbaglio, ora su Amazon è scontato a 4 euro e qualcosa, che è un prezzo ottimo, quindi penso che ne prenderò un paio di confezioni per fare scorta, perché altrimenti in farmacia anche quasi 9 euro. Però così proprio da tutti i giorni al supermercato di solito prendo questo. Fondamentalmente, ok, questa è la versione lenitiva, mi pare appunto sì che contenga un attivo di origine naturale, che è appunto l'estratto di malva, per rispettare l'idratazione e donare una piacevole sensazione di sollievo, e va bene. Ma la cosa fondamentale è il pH. Io prendo sempre un pH neutro, 5.5. Vi racconto una brevissima storia. Io soffro, in famiglia in generale noi donne soffriamo parecchio di cistite. Sono stata seguita abbondantemente da un super ginecologo che mi ha fatto fare tantissimi esami, ma abbiamo fatto molto fatica, un problema difficile da debellare completamente, e se anche voi ne soffrite vi sono vicino, perché a me questa cosa mi aveva quasi, cioè, preso in qualche modo psicologicamente, perché è un fastidio che non è così proprio da stenderti e metterti a letto, diciamo, devi cercare comunque di mandare avanti la giornata, di fare le tue cose, insomma, di andare a lavorare, ma ti pietrifica proprio, ti pietrifica. E vabbè, abbiamo fatto diverse cure, adesso non entro nei particolari, prima naturali, poi antibiotiche, ma il mio ginecologo non mi ha mai chiesto. Se non me l'ha mai chiesto, probabilmente non era necessario, sicuramente dei due il competente è lui, ma non mi ha mai chiesto con cosa mi lavassi. Io, ignorantemente, mi lavavo con il detergente intimo di Saugella, quello acido con il pH 3.5. Perché? Perché me l'aveva consigliato il farmacista di dove vivevo prima, insomma, che era poi anche un amico, un cliente, e lui mi aveva consigliato quello. Il problema è che il 3.5 di Saugella è acido, è indicato per situazioni particolari e anche circoscritte, quindi postpartum, postoperatorio, in caso di frequentazione assidua con palestre, con piscine, non per un uso quotidiano, continuativo. Ecco, quindi secondo me la mia flora batterica era completamente intaccata e non riusciva proprio a ristabilirsi, detta proprio come me l'hanno spiegata alla super buona, ma io l'ho capita così e ve la giro così. La nostra flora batterica ha anche dei batteri buoni, che sono quelli che riequilibrano la situazione, no? Con un pH acido si va a ammazzare tutti i batteri, quindi non si riesce a ritrovare l'equilibrio. Quindi quando io ho iniziato a comprare banalmente, proprio al supermercato, un detergente qualsiasi, probabilmente non è lui a essere magico, era quello che usavo prima che non andava bene per un uso quotidiano, io sono rinata. Non dico che non mi sia mai più venuta la cistite, vabbè, poi io sono rimasta incinta, la gravidanza, il parto, ho fatto un paio d'anni che non so perché mi è andata benissimo, non l'ho mai avuta. Poi l'inverno scorso mi pare di averla avuta un pochino, ma non sono più così drasticamente destinata a soffrirne, credo, spero. Poi vabbè, sul discorso cistite si potrebbe aprire un capitolo, ragazzi, perché ho un'esperienza da far paura, anche sull'uso del tea tree, degli oli essenziali, intendo, mentre si fa il bidet. Insomma, ci sono tante accortezze che si possono bere tanto, unito come sempre le due parole, può essere sicuramente la primissima cosa da fare. Ultimo piccolo cenno, voglio consigliarvi, già che stiamo parlando di intimità, che non è un discorso così fashion, ma perché no, vi vorrei consigliare una pagina Instagram, si chiama Violetta Benini, con una T, mi sembra, comunque ve lo scrivo. Lei, non so se sono io che
cado dal pero, ma non credo, è la prima persona che vedo, anch'io voglio approfondire, non l'ho scoperta da tanto, vedo che parla di intimità e di tutto quello che ci sta intorno, ci siamo capite. Innanzitutto in modo professionale perché è il suo lavoro, fa consulenze, ma in modo fashion, tra virgolette, cioè per capirci, è un argomento completamente sdoganato. Lei ne parla su Instagram, cioè su Instagram, andate a vedere tutte le sue storie in evidenza, veramente. Io penso che problemi o non problemi, adesso io parlavo di cistite ma non c'entra niente, lì si parla anche di rapporti, di tutto, a qualsiasi donna per un argomento o per un altro il suo profilo sicuramente interesserà e secondo me vi lascia anche parecchio sbalordite, perché se come me non seguivate persone come lei, professioniste come lei prima, veramente vi sembrerà che vi si apra un mondo, ovviamente dovete un minimo essere, avere un'apertura mentale per cui vi va che certe cose insomma vengano condivise, ma ripeto, lei è una professionista, ecco, non è una persona buttata lì. Quindi vi consiglio assolutamente, stoppate il mio video e andate a vedere lei, che è sicuramente più interessante. Detto ciò, continuo, ho terminato e non mi dilungo la mia Garnier Fructis Hair Food Banana, questa è la nutriente. Basta, non ne parlo più, io la amo in tutte le sue forme, è il mio top capelli, mai più senza, in offerta adesso dal Lidl a 3,99, forse anche su Amazon se non erro. Io la adoro, ma ieri da Lidl, e dovreste forse averlo visto se avete visto il video precedente, ho preso la versione Hair Fructis della linea Cien, che è praticamente la copia di questa, non mi ricordo per quanti euro, ma è un dupe. Ci sono anche i dupe di Garnier, ragazzi, meno male, vai! E sono curiosissima, adesso tra l'altro vado in doccia, la provo e non lo so se riuscivo mai a abbandonare lei, perché per me è stato amore, ma se con qualche euro in meno dovessi essere contenta uguale, se non di più, le volterò le spalle. Poi, allora, ho terminato, già che siamo in tema Cien, questo shampoo alla cheratina. No, allora l'ho terminato, va bene, però mi sembra che mi seccasse il capello. Avete presente la sensazione? Vi lavate i capelli e vi sembra che anziché magicamente districati e morbidi proprio mentre li insaponate, mentre fanno schiuma, diventino quasi grossi e secchi. Non mi è piaciuto, ecco, vabbè, l'ho terminato, non è una roba terribile, però non mi è piaciuto. Bene, allora, crema mani, è un po' sporca ragazze, ma le creme mani vengono con noi ovunque, di Equilibra, questa è della linea all'aloe, mani e unghie, 40% di aloe vera con olio di mandorle, cera d'api e cheratina, idratante e protettiva. Io mi trovo molto bene con questo tipo di crema, tra l'altro poi me l'ha un po' tramandata la mia mamma, la usa sempre anche lei. Io mi trovo bene perché comunque idrata, si asciuga subito, una cosa di cui noi donne specialmente, mani in acqua, abbiamo bisogno, cioè non possiamo rimanere lì unte. Poi per la notte si può andare con qualcosa di più spesso, ma assolutamente reperibile, buon prezzo e buon risultato, finalmente l'ho terminata. Oh, sono sempre piena di creme mani, tra l'altro non le compro mai, non lo so da dove mi piovono, boh. E quindi quando termino una crema mani dico, oh, ce l'abbiamo fatta. Che braccio, mamma mia. Ok, allora, ho terminato questo struccante micellare della linea in fiore di Just, alla stella alpina, alla rosa damascena, semplicemente no. Io non so quanto costi, poi questo sono 75 ml, ma penso che sia una size più piccola perché era dentro in un box. No, perché innanzitutto mi aspetto che il prezzo sia alto in ogni caso del full size. Poi è una consistenza completamente liquida. Come sapete io non uso i dischetti per struccarmi, ma uso solo le mani con un bel latte detergente, un burro struccante, cose comunque che hanno una base idratante. E quindi semplicemente no, perché comunque utilizzando questo che si struccava, però devo usare i dischetti che se lo bevono un sacco devo sfregare, mi si irrita tutta questa zona, no, semplicemente no. Ok, poi
sempre di Just. Vediamo, 2, 4, 5, 6, 7. Questo è il settimo prodotto, tonico essenziale, stessa linea, stesso box, stessa spiaggia e stesso mare. Quest'anno mi sa di no, anzi, mi sa tutto viaggio di nozze, vabbè, lo facciamo l'anno prossimo. 75 ml. Stella alpina e rosa damascena, è proprio la stessa linea. È difficile recensire i tonici, ragazzi. Allora, non mi ha dato fastidio, non mi ha irritata mai, e questo è già un buon inizio, direi. Però, insomma, in generale non sono una che per il tonico spenderebbe cifre assurde, perché preferisco magari una buona crema, un buon struccante, magari un buon siero, ecco, il tonico. Mi sono ricreduta ultimamente perché mi è capitato un tonico sotto mano in una box di Look Fantastic. Si è addormentata mia figlia alle ore 6. Ottimo. Mamma, poverina, è sballata con gli orari. Mo Fabio però, ok, ci chiudi. Scusate, sono io che non mi devo distrarre. Mi sto ricredendo perché in una box di Look Fantastic c'era un tonico veramente niente male, che avrà un prezzo abbastanza alto, ma se lo merita. Ne riparleremo, però ecco, questo non è che mi abbia stravolto la vita, e visto che non ricordo i prezzi, ma ripeto, non li ricordo perché faceva parte di una box unica, quindi non c'è neanche in verità questa size, ma sicuramente sarà più grande, ma Just siamo su un prezzo un po' più alto, cioè, lo cestino, e penso che domani me ne sono già dimenticata della sua esistenza. Poi, allora, questo latte detergente all'olio di argan di Natura Equa. Questa grande soddisfazione, questa terminata qui, perché è femminile, vabbè. È un latte detergente fresco e vellutato con olio di argan biologico dal Marocco, da commercio eco, burro di karité, eco solidale, estratto di basilico ligure a chilometro zero, un mix originale di ingredienti dalle proprietà nutrienti, lenitive, restitutive, rimuove delicatamente ed efficacemente ogni traccia di make-up, lasciando la pelle morbida e idratata. Allora, all'inizio l'ho utilizzato, ma è datato, lo dico, ci ho messo tanto tempo a finirlo, sono 250 ml, perché comunque avevo una skincare, soprattutto uno struccaggio un po' elaborato, cioè andavo prima, che cavolo facevo? Non mi ricordo, ma usavo sia il bifasico che il latte detergente con i dischetti. Insomma, quando poi ho trovato la mia via, che è quella proprio di un unico prodotto struccante e poi un detergente, senza dischetti ma con le mani, io sono rinata, ecco. Tutte queste cose, stressavo la pelle, non trovavo la quadra. E quindi quando lo usavo con i dischetti, no, era quasi un passaggio in più che mi avevano consigliato di fare, ma non... no. Poi a un certo punto ho detto, come lo smaltiamo? Proviamolo come se fosse una specie di burro struccante, quindi vado proprio con le dita e questo prodotto, prima sul viso e poi sugli occhi, e poi sciacquo tutto e poi l'abbiamo detto, con una bella mousse. Così sono riuscita ad utilizzarlo. Strucca quasi tutto, non è la cosa più potente o più strabiliante che io abbia mai visto, però così sono riuscita a portarlo a termine. Poi ecco, Natura Equa, avete visto tutto, chilometro zero, eco solidale. Deve comunque interessarvi una certa impronta di azienda, insomma, di ramo della skincare. Comunque non male, ecco, sono solo io che ho dovuto un po' raddrizzare il tiro e trovare come usarlo, come proprio impostare anche uno struccaggio su me stessa, e sono molto felice ora che ho le cose più chiare. Sempre di Just, latte alle mandorle, questo è mandorla e mais, è un... mandorle dolci, mandorle amare e mais, formula molto nutriente, latte per idratare le perle normali, da normali a molto aride, per assicurare elasticità e tonicità, anche come dopo sole in presenza di clima secco e asciutto. Allora,
Allora, questo è uno dei best seller di Youst. Io ho un'amica carissima che lo usa da anni, anni, anni e anni. Che cosa vi devo dire? Secondo me siamo sui 16 euro, 18, 15, meno di 20, insomma, credo, per 250 ml. Io sarò più arida delle aride, non lo so, per me non è abbastanza. L'ho utilizzato volentieri e come doposole, ecco, post esposizione al sole, però sì, perché questo l'ho terminato un po' di tempo fa. Vi dicevo, il ricordo nitido, ma questo ce l'avevo ancora in coda. Però ecco, no, non è abbastanza per me. Cioè, poi quando un prodotto è così conosciuto, ti aspetti così tanto e poi rimani anche più male del dovuto. È un latte, non è una crema densa, un burro, un olio, è un latte, quindi per essere un latte è molto idratante, ma dipende se per voi un latte è sufficiente. Detto ciò, ha una buona profumazione, si massaggia e si stende da Dio, e io penso che se non siete proprio secche secche possa andare bene in estate particolarmente, ecco. Ultimo prodotto, così poi chiudiamo, è questa, ovviamente anche qui ghigliottinata, questa maschera di Star Skin. Qui l'ho perso, ma c'era una piccola ampolla con l'olio di camelia e la ho amata. Era nell'ultima, credo, Beauty Box. Io ne ho avute solo tre. Poi ho interrotto l'abbonamento e mi è piaciuta tanto, 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 tanto. La trovate sul sito di Look Fantastic. Ovviamente mi sto appellando a pelli secche, direi, normali secche, anche mature, cioè comunque pelli che hanno bisogno di una bella sferzata di idratazione, di nutrimento. È anche abbastanza innovativa, nel senso che comunque c'è questa ampolla, voi mettete l'olio sulla faccia e poi andate con, che ormai no, non ve la tiro fuori perché si è rinsecchita, con la parte in tessuto, la tenete, qui dice 15 minuti, io l'ho tenuta un sacco di tempo in più perché stavo guardando un film. E poi ho messo, nel frattempo andavo anche con il mio rullo di Giada per farla assorbire meglio. Cioè, la mia pelle sembrava che mi ringraziasse, grazie per questa quantità di grasso che mi hai donato. Cioè, anche la mattina dopo era ancora molto bella, quindi penso che qualcosa possa costicchiare, essendo comunque mono, però per il grande evento io potrei ricomprarla, devo essere sincera, molto 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 imbevuta, anche troppo, nel senso che a un certo punto questo olio non sapete più dove metterlo. Ecco, o decidete proprio a priori di magari usarla in due step, perché è un unto, cioè calcolate le maschere di Sephora che sono super inzuppate di siero. Qui si parla di olio che vi mettete prima e siero che appiccicate dopo. Cioè, io ricordo che praticamente nella parte qua sotto mi gocciolasse del prodotto e sono dovuta veramente andare a asciugare. Quindi, così per me è eccessivo, è anche uno spreco. Ecco, fatela pagare 2 euro di meno. Che tirchia, ragazzi. Va bene, allora. Anche questo video dei terminati si conclude qui. Dai, siamo andati un po' meglio con le tempistiche. Se vi ho tenuto compagnia, aspetto il vostro supporto, sapete, mi fa sempre piacere. E vi aspetto come sempre nei commenti che noi ce la chiacchieriamo. Vi mando un grandissimo bacio, un volo in doccia. Mua!